Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Pokémon Verde Foglia, eccoci bentornati qua ragazzi, nuova col nostro puntata. grandissimo Hector, ragazzi, Hector Fox, attenzione. Allora, nel frattempo eravamo rimasti. Carichi pronti. Esatto, eravamo rimasti. I Pokémon sono rimasti sempre gli stessi, ragazzi, perché abbiamo deciso di farli ancora nel prossimo giro. Cambieremo Meo e Pikachu e metteremo dentro Drowsy e Magikarp, naturalmente, per farlo evolvere nel grandissimo Gyarados. Oh yes. Detto questo, allora, qua siamo arrivati praticamente alla fine. Io però, quel Diglett, un Diglett non mi dispiacerebbe Possiamo, andarlo a prendere, sono sincero. ma se noi andiamo tutto a destra, cosa succede? Esatto, Proviamo a vediamo cosa vedere. c'è intanto qua dentro, cioè qua da questa parte. Ah, Salve. sono i soliti. Ah no, per la Landonia, procedi lungo il tunnel roccioso. Come si arriva al tunnel roccioso? Da Celestoponia, naturalmente. Quando catturi molti Pokémon è duro inventare nomi per tutti. A Lavandonia c'è un uomo che giudica i nomi dei Ah Pokémon. sì, giudice di dei nomi, tipo si chiama Sì, così. esatto. Il giudice dei nomi dei Pokémon. Ti aiuterà anche a dare nomi ai tuoi Pokémon. Ok. Tra l'altro, Hector, mi è venuta in mente una cosa che poi ti dirò fuori dal video. Ah, Vale ok, va ora. bene. LOL. Sì, Sì. quando, sapete ragazzi, quando mi capitano queste cose che mi vengono in mente, poi le dico subito a Hector. Ok, cerco Nidorina, vuoi scambiarlo con Nidorino? E non ci abbiamo né Nidorina né Nidorino, quindi la prossima volta Esatto, la magari. prossima volta magari. Ciao, ti ricordi di me? Sono l'assistente del professor Locke. Se nel Pokédex hai i dati di almeno 30 specie di Pokémon, ti do il Director. Director, attenzione, il Director, ragazzi. Director. Il Director. Il Dector. Esatto. Allora, Asher, quanti dati su almeno 30 specie di Pokémon? Non mi ricordo, diciamo di sì, perché ci va. Proviamo a dire di sì. Cosa Vediamo. di solo Oh! su 20. Ma Solo su. No! dai, ma dai, ma come 29? No! Ma porco Giuda. Cioè, io non ci credo. No, allora aspettate ragazzi, no, perché adesso vado nell'erba alta un secondo. Cioè, vuoi dire che non c'è un cacchio di Pokémon ancora da prendere in questa erba alta qua? No, dai, non è possibile, ragazzi. Mi viene giù il. Ah, Spiro, non voglio te. Cambio. Non ti Lol. vogliamo, lascia perdere. Scusate, ragazzi, faccio veloce perché devo trovare assolutamente un Pokémon. Adesso mi parte lo schizzo. Va. Ah, cioè, solo Spiro ci sono in questa erba alta. Mi Spiro e sa no, Drowsy. infatti che non c'è. Non c'è. Cacchio. Dai, ma veramente non ci manca un Pokémon, dai, su. Ma sono Spiro, dove sta? Niente, ragazzi. Secondo Bisogna me cercare bisogna una carta qua. andare pescare, abbiamo pescato Diglett, Digletti, Andiamo a prendere un Diglett, ragazzi, sì, è vero. Andiamo a prenderci il Diglett. Cacchio. Vabbè, intanto nel Digletti. frattempo ci portiamo Meo su a velocità inestimabili. Attenzione. Esatto. Via. Drowsy. Sono comunque solo questi due. Ma che strano, però, mizzica, con tutta sta erba, strano che ci sono solo due Pokémon. Vero, è strana come cosa. Vabbè. Cavoli. Attenzione, Meo livello 26, ragazzi, intanto. Ok. Ok, Diglett. Grotta Diglett. Aia, questo campo si sta guardando male, attenzione. Attenzione. Che sorpresa! Un tunnel scavato dai Diglett. Porta Smeraldopoli. Ok. Finalmente un. Ok, attenzione. Eccolo qua il diglettino. Diglettino, detto anche Pokémon Viewster. Ma come un Perché. viewsterino. Esatto. Attenzione. Anche qua Butterfree farà i suoi adescamenti. Ok, Selvatico usa Graffio. Va bene, tanto non gli interessa perché Butterfree è iperpotente, ragazzi, spacca tutto. Magnitudo 8? Meno Attenzione, male, attenzione, cacchio, che non perfetto. funziona su Butterfree. Perché mi sembra sia volante, volante con le 8 ero Sì. Butterfree. O Psico, non mi ricordo più. Tutte Tutte e tre. e tre Tutto, fa volante con le 8 ero tutto. Sì, Psico, è tutto, è tutto. Cioè, Butterfree è il dio Pokémon in terra, praticamente, ragazzi. Pokémon in terra.
Attenzione, aia, questo qua. Vuole fare fossa. Attenzione, ci dà del filo da torcere questo diglettino. Sì. Vai ancora con sonnifero. Non ha effetto su fossa. Attenzione, non ha effetto neanche fossa. Abbiamo proprio scelto il Pokémon giusto, eh? Per prendere Diglett. Proprio giusto. No. Attenzione, vai azione, vai azione. Grandissimo il nostro. Action, action. Tutto colpo. Perfetto, attenzione. Perfetto. Cioè, è praticamente nostro. Attenzione, attenzione. Vai. Uno, due, tre. E Diglett l'abbiamo preso, sì! Oh yeah! Attenzione. Diglett, Pokémon talpa, vive un metro sottoterra dove si nutre di radici. Talvolta compare in superficie. Eccellente. Vuoi dare un soprannome a Diglettino? Ma anche no. C'è. Ma tra l'altro, cosa facciamo? Prendiamo anche Ductrio o... Non so se ci sia Ductrio. Non l'abbiamo incontrato ancora. No, però di solito nella... Forse più avanti, sai. Non sono sicurissimo ci sia ora. Allora, usciamo direttamente qua perché la grotta Diglett, ragazzi, la faremo in un altro episodio, mi sa tanto. Passeremo già grotta Diglett. Detto questo, allora... Andiamo da prendere il Metalector. Esatto. E adesso lo freghiamo il tipo. Minchia, ma che sfiga però, 29 su 30. Infatti, cioè... Ciao, ti ricordi di me? Sì, ti ho visto prima. Sono l'assistente del professor Rock. Sì, ti abbiamo visto sempre prima. Esatto. sono il Pokédex, hai i dati di almeno 30 specie... Lector Detector. Ti daremo il Lector Detector. Lector Detector è bellissimo. Sta bene. Sì. Allora, c'è almeno... Sì, bene, ha raccolto esattamente 30 specie di Pokémon. Congratulazioni! Te lo sei meritato! Il Metal Detector. Lector Detector. Lector Detector, yeah. Ci sono strumenti visibili per terra. Il Lector Detector ti aiuterà a scovarli, però non può indicarteli con esattezza, ma solo la direzione. La ricerca vera e propria devi farla tu. Ok, perfetto. E qua adesso ci si aprono tantissime strade, ragazzi, perché potremmo tornare benissimo o indietro, dove eravamo prima, e andarci a cercare le cose, gli oggetti, o andare giù di qua, o andare nella caverna di Diglett, o andare nella Motoanna. Cioè, abbiamo 700.000 cose da fare, ragazzi, attenzione. Quindi, Hector, dove vuoi andare prima? Andrei nella motonave Anna. Ok. Facciamo scegliere Hector, quindi si parte con la moto Anna. La moto Anna Anna. Stavo dicendo. Moto Anna Anna. La moto Anna 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 Anna. Okay. Andiamo a imbarcarci nella motonave. Aspettate, prima però magari curiamo i Pokémon che sono messi un po' così, come al solito. Esatto. Vediamo il marinaio dal nostro uomo. Ti do il benvenuto sulla moto 9 Anna. Ti do il benvenuto sulla moto 9 Anna. Scusa, hai il biglietto? Ash mostra, Ash mostra il biglietto per la nave. Bene, accomodati a bordo. Ma ha bloccato lui, cioè nel senso pensavo non mi bloccasse sinceramente. Attenzione. Eccoci, che figata. La motonave Anna. Bellissima. I passeggeri sono instancabili. Qualcuno tra i più annoiati potrebbe sfidarti. Attenzione. Okay. Buongiorno, je suis il cameriere di questa nave. Lol. Sarò molto lieto di servirle qualunque cosa. Ah, sarà bien. Va bene. Grandissimo. Va bene, ci sono rimasto un po' male. Cioè, cioè... Aspetta, qua ci sono un po' troppe... Allora, iniziamo da questa. Ci sono un fottio di stanze. Esatto. Shh, sono un poliziotto. Sono sulle tracce di Team Rocket. È sempre anche questo qua, non usa... no. Il Team Rocket. Infatti. È una tazza con un Pokémon disegnato, attenzione. Una tazza con un Pokémon disegnato, curioso, molto curioso. Esatto, esatto. Attenzione. Aia, qua ti fanno un rave party. Cazzo. Io adoro i Pokémon, e tu?
Anche noi, anche noi. Però mi ha fatto paura, cavolo. Stavamo cercando di fare una cosa noi. Tyler, attenzione, Nidoran. Oh, Tyler. Attenzione, hai notato il bug? Guarda il bug. Quando c'è scritto Nidoran, non c'è il colore delle se maschio o femmina. Nonostante sappiamo che è maschio. È vero. Però non te lo fa, c'è un bug, attenzione. Attenzione, abbiamo scoperto il bug del gioco. Gli potremo dire a Pokémon Pokémon Company e farci pagare perché correggono questo bug. Esatto. Attenzione, il giorno paga funziona sempre. Doppio calcio, aia, questo fa male. Ma non sei obbligato a farne per forza doppio. Lo so che doppio vuol dire due, però se non vuoi... farne esattamente. Proprio così. Ok. Perfetto. Cazzo. Mi hanno avvelenato Meo. Già, già, il nostro Meo. Aia, ragazzi. Qui c'è un centro Pokémon da qualche parte, c'è una stanza dove un tipo ti cura i Pokémon. Vai. Wow, c'è una forza. Io direi che possiamo usare anche un antidoto, tanto ce l'abbiamo. Sì, se ne abbiamo sì, assolutamente. L'abbiamo preso prima, Antidoto, eccolo qua, usa. Su. Mew. Mew, guarda che, che bella l'animazione. Sì. Hai usato un antidoto? È stato disintossicato, grandissimo mio. Okay. Era tossico dipendente, è stato disintossicato. Siamo in crociera nel mondo. Oh, che bello. Ma che belle, sono quelle cose belle della vita. Esatto. Troviamo 31, breccia. Ok. Facciamoci una bella breccia. Questa qua immaginavo che c'è te. Questi Pokémon provengono da tutto il mondo! Da tutto il mondo! Attenzione, ci mostra le chiappette. Attenzione, Annie. Una bella pupa. Attenzione. Pidgey, quindi gli mandiamo contro il nostro Raticate di fiducia. Ricordiamo il Raticate di fiducia. Eh sì, il nostro Raticate di fiducia non ci tradisce mai. Esatto, ma noi lo facciamo perché, ragazzi, domandatevi perché facciamo tutto ciò, perché ci piace umiliare i Pokémon degli altri allenatori, però il nostro PG8 non si umilia mai, mi raccomando. Esattamente, esatto. E infatti ci ha fatto lui Splash, perché praticamente non ha funzionato i Perzana, però adesso funziona, quindi ciao PG. E intanto facciamo livello 25 con Raticate, ottimo. Turututum. 25, nostro okay, Raticate fa progresso. Nidoran quindi direi di mandarci addosso PG8. Perché no, perché no? Anche se mi sa tanto che speriamo che non lo avvelenino. Vediamo un po'. Attenzione, Nidoran femmina. Beh, tecnicamente però, in effetti ha senso, PG8 non è che lo colpisce direttamente, quindi non dovrebbe essere... Tecnicamente non dovrebbe essere avvelenato. Avvelenato, speriamo. Tecnicamente, perché mi sembra che solamente i Pokémon che vanno, per intenderci, melee, cioè che devono attaccare per mischia. Forza. Mischia. Da mischia, esatto. Può essere. Prevediamo, ragazzi, non lo so. Speriamo di no. Cacchio. È stato avvelenato lo stesso, ragazzi. Mannaggia. Però abbiamo fatto livello 24 almeno. Ok. E io avrei fatto il giro del mondo per questi? Ok. Vabbè, per il momento usiamo un altro antidoto. Vabbè, ragazzi, tanto ce ne abbiamo di soldi, quindi ci frega. Per PG8 si fa. Per PG8 questo ed altro. Ok, anche lui è stato disintossicato. Abbiamo i Pokémon praticamente che avevano problemi di droga, ve lo diciamo. Sì, ma i Pokémon tossicodipendenti. Esatto. Ok, via. Attenzione, un Jigglypuff. Wigglytuff. Questa qua mi sorge il dubbio che se ci la blocchiamo ci aggredisce male. Aspetta, proviamo. Non passa più, attenzione, aspetta. È grabettissima, guardala. C'è sempre con Wigglytuff. Tazza con un Pokémon disegnato, ok. E tu? Le crociere sono così eleganti e piacevoli. Non c'è niente. Ok, questo qua non c'è, quindi non c'è attaccato. Attenzione, sta tipa.
Cameriere, una fetta di torta di ciliegie, prego. Anche no. Questa non fa niente, ok. Guardo sempre anche la tazza perché magari ci può essere qualche cosa, oggetti. Io cerco sempre gli oggetti. Sì, perché no? Perché spesso possono essere in posti che non vi aspettereste mai, cavolo. Ehi, tu, come osi entrare? Attenzione, si è arrabbiato il tipo. Si è arrabbiato, cavoli. È un questo qua sai chi è? Aspetta, non so se l'hai visto ultimamente il film Assassino su Orient Express. È Pierrot, questo qua. No. Arturo. No, non l'ho visto, però... Cavoli. Bello, bello, te lo consiglio. Se ti capita, guardatelo perché è veramente molto molto bello. Oh. Io, vabbè, io sono appassionato poi di quei film così, mi piacciono tantissimo. Ho capito. Vabbè, gli manderei... ma qualsiasi Pokémon mando comunque sempre messi uguale, quindi... I Nidoran... Oh, tutti i Nidoran in questa nave, eh? Porco Giuda. Esatto, cavoli. Ah, boh. Proviamo a vedere. Che succede? Mi sento che l'avvelenia... Si avvelena sicuro. Sì, sì, ma si avvelena sicuro. Sapete. Vabbè. Nel frattempo, comunque, la ticket ha preso il... Lascia sempre lui, perché tanto è già avvelenato, quindi sono tutti... Però è pazzesco che siano tutti Nidoran, qua. Attenzione. Iperzanna regna sovrana ormai sul mondo Pokémon. Iperzanna è incontrastabile. Tocca a te, Couture. Ah sì, che maleducazione. LOL. Ok, che perfetto. Maleducation. Attenzione, maleducation. Lo so, Raticate. Vabbò, usiamolo anche su Raticate. Se proprio poi siamo messi male, al massimo o le andiamo a ricomprare, tanto possiamo uscire anche dalla motonave, non è che tipo è salpata tecnicamente, quindi possiamo fare anche così, facciamo così tanto. Tanto palanche ne abbiamo, ragazzi. Ne abbiamo a palanche. Esatto. Bella questa qua, palanche. Tu ci curi i Pokémon, vero? Tu ci curi i Pokémon? Come facevi a saperlo? Sì! Tu e la tua squadra avete un aspetto stanco, volete fare un riposino? Sì! Che bello! Porco Giuda, se parlo prima! Ok, perfetto, siamo in perfetta forma ora. Eccellente. Eccellente, molto bene. Tra l'altro poi mi spieghi una cosa, scusa. Questo dimmi qua, tutto. Che significato ha se la porta... cioè... È un noblò che serve per vedere chi passa. Ah, esatto, infatti, perché... per spiare chi passa. È uno spioncino, quando... Esatto, quando uno ti bussa alla porta e non sai chi è, con quello puoi vedere chi c'è dall'altra parte. LOL. Vado per la mia strada da solo. I miei unici amici sono i Pokémon. Ok, questo qua c'è pronta. Basta Nidoran per Luca, attenzione. Growlithe, va bene, Growlithe va bene. Growlithe. Ecco. Prepotenza, già. È un prepotente questo. E allora mandiamoci Pikachu contro. Ci va di prepotenza. Braciere, aia. Ecco. Mi sembrava strano che succedesse qualcosa. Attenzione, si è scottato, ragazzi. Abbiamo la tipa che cura i Pokémon. Sì, qua a fianco, per fortuna anche. Usa morso, aia. Intanto gli ha fatto statico, grandissimo Pikachu. Mi piace Pikachu che quando lo fanno incazzare fa statico. Ha deciso, sì. Così. Esatto. Quello è bello, sì. Grandissimo Pikachu. Grandissimo Pikachu. Ok. Un altro Growlithe, attenzione. E boh, lo lascio ancora lui dentro. Al massimo poi dopo lo tiriamo su. Sopra per la scottatura. Ok. Cazzo, questo però. Ai 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 ai. Che culo. No, non era più culo. Ok. Cavoli. Va bene. Non gli manderò di certo i Ivysaur contro, ragazzi, perché altrimenti ci lo struma. Non è il massimo. Esatto, mandiamoci Butterfree. Perché Butterfree, come sappiamo sempre, sonniferizza e via. Sonniferizza, mitico Butterfree. Neologismi inventati da Van, sonniferizza, esatto. Mi piace. Però guarda, attenzione, guarda che con azione che gli ha fatto un male cane. Azionizza. Un male cane, Growlithe è un cane. Van ha detto due cose splendide in questi pochi secondi. Sonniferizza e dorme come un cane con Growlithe, senza evidentemente rendersi conto che Growlithe è effettivamente un cane, esatto. E ciò è positivo. Esatto, penso positivo. Dai, che ce la possiamo fare, dai,
Ah, boato. Cavolo, chi ci mani dentro? Ah, PG8? Sei sicuro? Attenzione! Sei sicuro PG8? Che fai PG8 contro? Io non l'avrei fatto. Esatto, infatti è morto. Esatto. E ho... Malamente. Pierluca, ok. Oh no, i miei amici! Eccellente. Tratta bene gli amici. Ok. Lol. Tazza Pokémon sempre. Sì, secondo me le vendono... Va che passa una bella gnocca. Esatto. Secondo me le distribuiscono la crociera, ci sono queste tazze sì, omaggio. Esatto. Ah, aspetta, ok, sbagliato, no, va bene, ok, sono andato troppo veloce, ok. Allora, ok, qua abbiamo viste tutte le cose. Qua si scende e la si sale. Esatto, la vita è fatta a scale. Qua si va da questa parte, esatto, andiamo di qua. La, attenzione, la cucina, attenzione. La cucina, attention please. Ehi, hey, tu, abbiamo da fare. Fuori dai piedi. Questo è il cuoco, il buon cuoco qui. Ho visto una strana vacca nella spazzatura. Cosa sarà mai? Allora, le chef, c'est moi. Voilà le menu. Bistecca ai ferri. Ma avrò abbastanza filetti di mezzo? Non lo so. Sono così occupato che mi gira la testa. La testa. Diste. Uffa, uff. Sempre io a bruciare cipolle, uffa. Hai sentito parlare di Snorlax? Io ci assomiglio. No. Non altro che mangiare e dormire. Allora per dormire, per risvegliarti la mattina, non c'è la sveglia, c'è il pokeflauto. Esatto. C'hai la sveglia del pokeflauto, praticamente. Attenzione. Vai. Perché capitano tutte a me? Tutti i giorni qui a pelare patate. Che penitenza. Beh, oddio, dai, sei in mezzo alle patate, almeno. Ash trova bacca pesca, attenzione. Bacca pesca, una buonissima bacca pesca. Qui dentro non c'è niente, ok. Allora, aspetta, fammi vedere anche qua. Ash trova bacca ciliegia. Baccaliegia, è scritto baccaliegia. Baccaliegia. Baccastagna, ok. Bellissimo. Ho fatto bene a guardarci almeno qua dentro, vedi? Cioè... ricordatevi ragazzi ogni volta di guardare, perché guardate ragazzi che conviene sempre, anche non vi costa niente guardare un pochettino. Che profumino, c'è qualcosa sul fuoco? Ah, ok, qua dice sempre queste cose, ok, va bene. Va bene. Va bene. Ok, allora andiamo sopra o sotto? Ma io andrei sotto, sì, andrei in anche. Effetti sopra, poi almeno così lo vediamo magari nel prossimo video, ragazzuoli. Sì. Andiamo intanto sotto. Ash trova iperpozione, cioè praticamente in ogni cosa c'è qualcosa. Attenzione. Esatto, in ogni cosa c'è qualcosa. È bellissima. Attenzione. Questo panfilosofo. Il mio amico Machoke è fortissimo. Ha tanta forza da riuscire anche a spostare le rocce. E infatti è fatto per quello. Perché fa l'attacco forza. Sempre la tazza. Perché qua ricordiamo che ci sono sempre tazze. Attenzione, Rush trova super pozione. Oh. Attenzione. Vediamo anche solamente attenzione. Qua però da questa piantina. Perché io guardo sempre anche le piantine. Sì, okay. Anche le piantine si guardano sempre. Sì. Ok, attenzione. È in gioco il mio orgoglio di marinaio. Ok. Beniamino. Attenzione. Beniamino il marinarino. Beniamino il marinarino. Il marinaretto. Il nostro amico Folpetto. Allora. No, questo no perché. Ma un Ivysaur. Buttiamoci un Ivysaur contro. Perché no, infatti. Anche se tecnicamente... Bolla. No, giusto. Bolle, 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 bolle. Vai di Foglialama. Ciao Orsi. Ciao Orsi. Ciao ciao. Salutami Anna e Barbera. Esatto. E così. Ragazzi, se capite sta battuta qua che Hector ha capito. Cioè, è andata a 1000 punti, vi avviso già. 1000. Anche qua, Foglialama.
Ciao Yogi. Ciao Pupu, c'è qualche problema? Oddio. Non... Attenzione, Tentacool, ragazzi. Anche questo qua mi piace molto come Pokémon. Lo usavo Tentacruel, però giocavo io di solito. Sì, Tentacruel è figo. Infatti, se dite velocissimo Tentacruel, tutti Tentacruel. Vi tentacruelizzerete. E via. Anche questo è battuto, ragazzi. Ciao, Beniamino. Ciao. Beniamino, Magnaio. La tua forza mi ha messo al tappeto. La tua forza l'ha messo al tappeto. Guarda che faccia da furbetto che c'ha, tipo... Beniamino marinarino furbettino. Ci sono marinai che si prendono a scazzottate, altri che lottano coi Pokémon. LOL. Attenzione, uno solo di Pokémon. Shelder. Bellissimo sto Pokémon qua. Lo sapete la storia di questo Pokémon, ragazzi? Dovete sapere che questo Pokémon, quando c'è di mezzo uno Slowbro, praticamente si attacca alla sua coda e fa Slowking. Fa Slowpoke. Slowpoke si attacca, lui evolve in Cloyster, si attacca la coda e fa Slowbro. Esatto. Mentre Slowking ce l'ha in testa. Esatto, praticamente per puro caso è capitato una volta che andasse in testa e è diventato Slowking. Tra l'altro in un episodio di Pokémon mi sembra che l'avevano fatto vedere questa cosa qua. Sì. Scusate, mi sono impappinato. Naturalmente questo qua si chiama Leonard. Bella botta. Bella botta! La botta! Potane, Potane. Oh, vuoi far entrare a far parte? No, così io. Ah, vuoi far entrare a far parte dell'equipaggio? LOL. Sempre una tazza Pokémon, lo guardiamo sempre perché è bello. Che le distribuisce la nave. Esatto, immagini poi alla fine magari facciamo un... dice qualcosa, alla fine dice hai guardato tutte le tazze Pokémon, bravo, ti diamo... Una tazza Pokémon. Esatto, una tazza Pokémon. Mi piacciono i tipi svegli come te. Attenzione, Orsi. Ah, mi piace sempre comunque Orsi da combatterci contro, anche perché ci mando Ivysaur e ci tira su Ivysaur. infatti. Inizi che veramente fanno proprio schifo. Con un colpo lo sciotti. Contro quelli di verde, esatto, quelli di erba. Mamma mia. Con un colpo lo sciotti. Tra l'altro, Venusaur, a che livello si evolve? Cioè, Ivysaur a che livello si evolve nel Venusaur? 36, se non sbaglio. 36? O forse un po' prima, ma mi pare 36. Interessante. Ok. Vabbè, ragazzi, questo qua è molto easy da battere, perché come avete visto, naturalmente... Acqua contro erba, cioè erba praticamente di surface. Non ce n'è. Di brutto proprio. Tu. Oh! No! Ho perso! Attenzione, e ha perso male. Ash trova etere. Ha trovato un nettore. Lo zaino. E intanto qua c'è una tazza con un Pokémon disegnato! E vai! Chissà se è sempre lo stesso oppure cambia il Pokémon disegnato. Ti immagini se magari tipo le tazze sono sempre la stessa in realtà? Cavoli. Poca fantasia. Anche noi marinai abbiamo Pokémon. Marinaretti. Attenzione, questo si chiama Armando. Armando Ormarinaio. Esatto. Somigliava un po' a Poppy questo qua. Poppy! Allora, vai di Ivysaur sempre, tanto qua sono tutti d'acqua. Cioè, finché sono d'acqua non è un problema. Quando invece ci sono i Dindoran, sì, fa male, non si fa. Ok, vai di Foglia d'Acqua, secchissimo. Veleno Spina, aia, no, ma tanto non ci fa niente. Vai. Vai Ivysaur, spaccagli le chiappette. Grandissimo Ivysaur. Attenzione. Ok. Sarà Staryu, attenzione. Staryu l'avevamo già visto. L'avevamo già visto come Pokémon, sì. Ce l'aveva Misty. Ah già, è vero, c'ha Staryu e Starmie, giusto, è vero. Bello anche questo Pokémon qua. Pa-pa-pa-pa-pa-pa. Non si è fatto male. Grazie, lo so. Ebbene sì. Ebbene sì. Trova MT-44, riposo. Ok. Pues, se lo serve per farsi un riposino. Qua sempre una tazza con un Pokémon disegnato, ragazzi. Oh yeah. Ok, ultima... cabina, ragazzuoli. Vediamo cosa ci sarà qua dentro. Due personaggini. Attenzione, faccio così.
Ok, faccio così. Ok, non c'è niente. Ah, dovrò essere più vicino. Cosa? Ciao, parliamo un po'. Tutti i miei Pokémon vengono dal mare, sai? Anche io ce n'ho uno che viene dal mare. E si chiama Pokémon d'erba, marino, che si chiama Ivysaur. Marino è del... No. Ah no, Ivysaur. Meo! Attenzione. Limitazione, perché viene limitato. Ma noi lo limitiamo ancora di più. Ah sì, fai così, allora noi facciamo frustrata. Frustrata, non frustata. Lo frustriamo. Ti senti frustrato? Non gli fai niente, ok, va bene. Mannaggia, non lo frustriamo abbastanza. Non è abbastanza frustrato. Attenzione. Quindi dobbiamo frustarlo. È bellissimo perché io sto registrando con voi, ragazzi, e con Hector. C'è tipo buissimo in casa mia al momento. È tutto buio. Sì. Anche da me c'è buio. Hanno usato un colpo di tipo buio, ragazzi, un Pokémon. Sì. Attenzione. Anche questo qua, tra l'altro, come Pokémon, dicevo prima Shellder, anche la sua evoluzione non è niente male. Not bad. Clystere. Ma i Pokémon d'acqua comunque sono sempre tutti Pokémon che sono belli da usare, secondo me. Cioè hanno sì. Quel non so che, mamma mia. Che a me piacciono i Pokémon d'acqua. Guglielmo, ciao ciao. Ciao ciao, Guglielmo. Ah, non ce l'ho fatta. Ok. Se ti avessi battuto ti avrei chiesto di farmi d'assistente. Eccoci qui il nostro marinaretto. Ti farò gettare a mare dai pirati se perdi. Capito, mi hai. Machop, attenzione. Attenzione, è un Pokémon di tipo lotta, ragazzi. Mi sa che ci fa male a me, ok, è normale. Sì, infatti stavo pensando chi mettere. Mettiamo Butterfree? Che dici? Mettiamo Butterfree. Peccato perché lo possiamo addormentare. Per tanto gli fa sempre fulmi sguardo per primo. Non si sa perché, ma c'ha sta cosa. Machop gli fa sempre fulmi sguardo. Ce la posso dirlo a dire. Ce la posso fare a dirlo. Okay. Se puoi fare a dirlo, fulmi sguardo. Azione, vai. Lui continua a dormire. Ok. Si è svegliato, cazzo. Ai. Tocca l'energia. Torna a dormire tranquillo. Torna a dormire tranquillo. Perché se ci colpisci con fuoco energia ci fai le chiappe rosse a chiazze proprio. Mm-hmm. Vai con azione. Ok, dormi ancora. Ciao. Ciao, ciao, Machop. Ciao, ciao, ciao. Sono tornato solo. Ciao, Machop. Ciao, ciao. Attenzione. Ok, Philip. Battuto da una pulce. Ash vince. Insomma, da una farfalla, da Butterfree. Esatto. Infatti non è una pulce, non ci vedevamo bene sto qua praticamente. Esatto. Ok, niente ragazzuoli, io direi che la moto da nave Anna, la parte sopra, la vedete al prossimo giro. Io intanto porto i Pokémon un attimino fuori, tanto la motonave Anna non è partita, quindi siamo tranquilli. Mm-hmm. E io e Hector vi salutiamo qua e ci vediamo col prossimo episodio dove finiamo la motonave Anna e poi vedremo un attimo dove andare, perché abbiamo 700.000 cose da fare, quindi vedremo. Sì, non so neanche se riusciamo a finirla, ma forse sì, forse no, vedremo, ragazzuoli, vedremo nella prossima. Non possiamo predirlo perché, come vedete, stiamo ancora registrando questo episodio, quindi non possiamo predire niente, però lo scopriremo e sicuramente ci saranno i due nuovi Pokémon in squadra. Esattamente. Ci vediamo alla prossima. Io e Hector vi salutiamo. Alla prossima, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi. Alla prossima. Ciao, ciao. E grazie ancora per aver seguito il video. Ciao. Yeah. Ciao.